can write a bad romance. Oh. Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany e oggi parliamo di relazioni negli young adult e nella letteratura per ragazzi. Questo è un video di cui vi ho accennato più volte perché una delle cose che io sottolineo sempre in tutte le recensioni che faccio è come vengono impostate le relazioni tra personaggi all'interno del libro. Perché per me è proprio un pallino. Sarà che è una sorta di deformazione professionale, perché io tendenzialmente mi occupo di fotografia, ma soprattutto di coppie, quindi matrimoni e amore in generale. Ed è una cosa che noto moltissimo. Quindi alla fine sarò puntigliosa, ma secondo me un buon modo per esprimere le relazioni c'è. Fondamentalmente troppo spesso trovo che la rappresentazione delle relazioni negli young adult sia deviata e in qualche modo i modelli rappresentati siano abbastanza sbagliati, soprattutto perché, come dico sempre, la letteratura per ragazzi non è solo un momento di svago, insomma, un qualcosa da leggere perché non ci si vuole impegnare con qualcosa di più corposo, di più sostanzioso. Fondamentalmente credo che tutta la letteratura sia comunque impegnativa e tutta interessante, con livelli ovviamente diversi. Però ricordiamoci anche che questo tipo di letteratura viene indirizzato soprattutto ai più giovani, che non dico aspireranno a certi modelli magari, però in qualche modo imparano da quello che leggono, imparano dai modelli di riferimento che vedono in TV. E tante delle difficoltà che si ha anche poi nell'esprimere le critiche a queste dinamiche sta proprio nella difficoltà di far capire perché certi modelli sono sbagliati. In fondo gli sono stati presentati più o meno gli stessi per anni in maniera ripetitiva. Quindi, visto che questo video verrà lungo come Ben-Hur, direi di partire. Non vi faccio neanche le premesse stavolta, tanto le sapete. Quindi giù nell'info box, link di affiliazione Amazon, iscrivetevi al canale, ok? Analizzerò le relazioni tramite tre punti chiave: la struttura, i rapporti gerarchici e i rapporti verso l'esterno. So che dette così non hanno senso, ma vi spiegherò piano piano, punto per punto, che cosa secondo me si può migliorare, quali sono i problemi più ricorrenti all'interno di queste relazioni e se il gatto smette di giocare con i miei appunti forse arriviamo alla fine del video. Allora, parto da qualche considerazione generale. Allora, vi devo dire che la cosa che forse a me infastidisce di più in generale, che un po' mi triggera quando la leggo, è che fin troppo spesso la rappresentazione di relazioni è molto deviata. Adesso io la chiamo letteratura per ragazzi perché chiamarla young adult è un po' respingente come termine ormai. Quindi diciamo che spesso si confonde attrazione sessuale con desiderio di relazione. E confondere il desiderio e l'attrazione sessuale con i presupposti per mettere in piedi una relazione sono fondamentalmente un problema, perché è come se venisse delegittimato il primo innanzitutto. E soprattutto mancano probabilmente i presupposti per passare alla fase di relazione. Una cosa che secondo me, e questo è un appunto personale, quindi siete liberissimi di pensarla in maniera totalmente contrapposta alla mia, è che ci sono ancora un po' dei miti legati al mondo femminile e alle grandi consacrazioni e passaggi della vita, tra cui quello della verginità. E se venisse sfatato un po' il mito della verginità e della perdita di essa, io li ammazzo, e che in fondo ci debba essere in ogni caso per forza unione tra sentimenti e desiderio sessuale, come se queste due cose potessero non viaggiare su binari paralleli o diversi, o magari incrociarsi a un certo punto, ma non per forza essere legati. Io penso che tantissime relazioni che ci sono state spacciate per tali non avrebbero assolutamente senso di esistere. Se noi superassimo i due problemi che vi ho citato prima, secondo me un sacco di relazioni di cui abbiamo letto negli young adult verrebbero semplicemente riportate ed elaborate come esperienze di scoperta sessuale e comunque rimanere in un interesse non propriamente amoroso, quanto più di scoperta, di
esplorazione dal punto di vista dell'attrazione. Invece no, perché questa cosa non si può fare, sono tutte grandi relazioni e grandi storie d'amore, anche quando non ne hanno i presupposti. Io ammazzo l'autobus oggi. E soprattutto quando si è giovani, secondo me, è anche difficile conoscere i propri gusti in fatto di partner, cioè che cosa cerchiamo nel partner. È, credo, più che legittimo e normale, durante l'adolescenza, non avere chiare queste cose, perché è difficile sapere che a noi piace una certa cosa o che troviamo interessante e attraente un determinato aspetto di una persona, e non sto parlando solo dell'aspetto fisico, ma magari anche una stimolazione mentale di un certo tipo, magari siamo colpite da, non so, dall'umorismo, oppure c'è chi lo odia, c'è chi è appassionato di altre cose. Insomma, secondo me, quando si è giovani è difficile capire cosa ci piace e cosa no. Già è difficile quando si è grandi, figuratevi quando si è giovani e alle primissime esperienze. Cioè, dobbiamo innanzitutto capire che cosa ci piace, e non è semplice. Dobbiamo anche magari fare delle esperienze prima di comprendere che alcune cose magari non fanno per noi e che è meglio buttarsi su altro, o addirittura è meglio rimanere gattari a vita, che è un ottimo consiglio, tra l'altro, da dare sempre. Però, secondo me, il periodo dell'esplorazione, che non vuol dire solo sessuale, chiarisco, perché magari non vorrei entrassimo in confusione, l'esplorazione è un periodo legittimo, ed è quasi un'esperienza doverosa, perché noi dobbiamo comprendere chi siamo noi innanzitutto, e lo possiamo fare anche in relazione con un'altra persona. In relazione significa con qualche... No raga, sto video è impossibile, tra camion, i gatti che fanno la guerra, l'ambulanza... e un cane giù che abbaia, io oggi... E in questo bollirone che io chiamo esplorazione c'è anche spazio anche per capire e delineare, ma anche proprio solo definire le informazioni e le emozioni che noi stiamo vivendo e che cosa ci sta passando per la testa in quel momento, perché non sempre, secondo me, ce le abbiamo chiare, un po' trasportati dagli eventi, dagli ormoni, dalla passione, da quello che pensiamo ci stia un po' succedendo. Insomma, non è mai definito e non è mai chiaro come aspetto. Cioè, tutto quello che noi viviamo, a un certo punto lo traduciamo in un rapporto di coppia, in un rapporto di una relazione, e può andare bene come può andare male, ed è normale, ma da qualsiasi esperienza che noi abbiamo vissuto, soprattutto in un periodo dove siamo molto giovani e siamo alle prime esperienze, c'è da dire una cosa: che vada bene o che vada male, noi comunque qualcosa lo impariamo, soprattutto su noi stessi più che verso il prossimo e sul prossimo. Quindi credo che in questo periodo dove c'è grande tumulto di ormoni, sentimenti, emozioni, insomma cose da decifrare, credo che la cosa più difficile poi sia capire il vero confine tra ciò che è una relazione e ciò che non lo è. Perché a volte non è che è proprio una situazione reale, forse magari sono delle nostre fantasie, sono delle nostre idee. E soprattutto se questi tipi di rapporti sono sani. Perché su questa parola insisterò tantissimo, insisterò sani tantissimo, per me dire tutte queste S è meraviglioso. E per tutti quelli che saranno pronti a dirmi: ma non è necessario che tutte queste relazioni presentino dei modelli sani, perché in fondo è un mondo fictional, cioè un mondo di fantasia, sono cose create in maniera immaginaria, quindi non devono per forza rappresentare modelli sani. Però vi faccio un esempio e una domanda: quante volte avete visto, magari in una serie TV, letto in un libro, eccetera eccetera, un ragazzo, adesso faccio questo esempio, ma ce ne sarebbero tanti altri, faccio un esempio dove ci sono coinvolti un ragazzo e una ragazza, quante volte avete visto un ragazzo provarci insistentemente con una ragazza e anche dopo aver ricevuto dei no, continua a provarci in maniera molto insistente, come se fosse vista come una conquista da fare assolutamente. Quindi io mi pongo questo problema e mi viene in mente, immaginatevi un pubblico che già ha poca esperienza e che deve capire tante cose, cioè già si deve districare in questo mondo dove devi capire il segnale, se questa cosa funziona così o non funziona così, cosa è giusto, cosa non lo è. Deve più o meno imparare a capire cosa deve fare, no? Cosa è giusto, quali sono i comportamenti giusti, quelli sbagliati. Insomma, immaginatevi leggere
invece qualcosa che ti dice che è giusto, è romantico, è quasi emozionante provarci insistentemente con una ragazza anche quando ti dice di no. Che cosa gli stiamo trasmettendo? Che questo modello da applicare verso l'esterno, perché in fondo è una grande idea, è molto romantico. No, non è così, non è proprio così. Quindi per questi ragazzi già è difficile capire quali sono i modelli giusti e quali sono quelli sbagliati. Immaginatevi, ma non c'è neanche tanto da immaginare, è quello che succede all'ordine del giorno, presentare continuamente dei modelli di relazione sbagliata nello young adult e nel genere per ragazzi. E infatti è una cosa che io sottolineo sempre, perché secondo me non è corretto continuare, soprattutto ora, a rappresentare dei modelli di relazione sbagliati dentro questi generi. Quante volte vengono romanticizzati dei comportamenti violenti, aggressivi, insistenti? Oppure addirittura in tanti casi dei comportamenti, come viene quasi romanticizzata la violenza fisica, sessuale, emotiva. E invece quante volte avete letto di come si esce da questo tipo di relazioni dentro questi generi? È molto più difficile che ci siano rappresentazioni di no o rappresentazioni in cui da queste relazioni si esce, perché è complesso, me ne rendo conto. Quindi ora vado su due aree tematiche abbastanza ricorrenti per parlarvi di due modelli che secondo me vanno eliminati dalla letteratura per ragazzi, perché non è possibile continuare a proporre questo tipo di modello di relazione per due diversissimi motivi. Il primo, che è ovviamente il mio preferito nel volerlo distruggere, perché non si può più leggere questo cliché così ricorrente nella letteratura per ragazzi, è l'insta love. Per chi non sapesse cos'è l'insta love, fondamentalmente è quando due persone si incontrano e dopo poche pagine già stabiliscono una relazione, o che dopo pochissimi meccanismi all'interno del libro nel quale loro si sono avvicinati scatta il grande amore. Io in questo trovo, allora, al di là del fatto che ormai siamo stanchi di vedere questo cliché molto ripetitivo che ormai viene dalla notte dei tempi nella letteratura già per adulti, immaginatevi in quella per ragazzi poi come può essere rappresentata, e non è solo un problema di cliché, ma è un problema di credibilità. Come vi dicevo prima, quando poi si deve si deve un attimo fare ordine mentale, capire che cosa è reale e cosa no, questo deve essere presentato come non reale, non esistono gli insta love nel 90% dei casi. Ecco, poi ci sono alcuni casi dove uno si vede e si innamora nella vita reale, può succedere, però io penso alla credibilità della relazione. Noi dobbiamo pensare, e ogni volta che leggiamo di due persone che si innamorano, io poi sto facendo, scusatemi parentesi, io sto facendo un discorso molto razionale che non vuole assolutamente intaccare il piacere che voi provate nel leggere una determinata dinamica, che magari siete emotivamente coinvolti in una determinata dinamica. Chiaramente mi riferisco soprattutto a quelli dove non ci sono fondamenta per creare una relazione. Noi ci chiediamo quali sono le fondamenta di questa relazione. Poniamoci un'altra domanda: l'interazione tra due personaggi è qualitativamente, quantitativamente sufficiente per sostenere lo stabilirsi di una relazione? A queste domande di solito si risponde che assolutamente non c'è, da un lato, un fondamento, cioè per quale motivo spesso due personaggi si avvicinano. Quando si stabilisce una relazione amorosa, tendenzialmente si hanno cose in comune, cose che ci attraggono nell'altro, ci sono gusti simili, ma magari anche no, però insomma ci sono delle dinamiche che si vengono a creare che giustificano il fondamento della relazione. E poi c'è l'altro aspetto, cioè per giustificare una relazione bisogna avere delle interazioni che siano quantomeno consistenti, cioè ci deve essere almeno un po' di interazione. Non è possibile che nell'arco di 4 pagine si scopre l'amore della vita senza averci mai neanche parlato, se non per un ciao come va. E questo a me triggera parecchio, perché soprattutto, questo è un discorso un po' più legato al mondo adolescenziale, la relazione tra adolescenti è focalizzata non verso l'esterno, non verso il prossimo, è focalizzata su noi stessi.
non va verso il partner, ma va verso la scoperta di sé. In questi casi il desiderio di una parte della coppia vuole prevalere sui desideri dell'altra parte della coppia e viceversa, perché ognuno dei due ha questo tipo di atteggiamento. E queste relazioni si basano soprattutto sulla convenienza per la coppia e dimostrano di mancare totalmente di intimità. Non solo fisica, perché non sto parlando di intimità fisica, ma soprattutto di intimità emotiva. E quando anche c'è l'intimità emotiva, sembra non... Non so come dire, non lo so come dire. Sembra che sia stata un po' a caso. Cioè, un po' perché c'è questa grande apertura emotiva non giustificata da un'intimità reale tra due persone, perché sembra quasi che anche aprirsi su determinate tematiche che ci rendono più deboli, come possono essere le nostre difficoltà, eccetera, all'interno di queste relazioni, non sia più in realtà una vera ed esplicita intimità emotiva, ma diventa quasi te lo devo dire perché sennò tra di noi non si costruisce una dinamica. Vi riporto qualche aneddoto che non ha tanto a che fare solo con la critica letteraria, ma anche un po' con alcune, diciamo, dinamiche psicologiche, quindi non sto dicendo solo delle sciocchezze secondo me, ok? Praticamente da quello che io ho sempre letto, da tutte le fonti su cui mi sono andata a informare, e vi metto anche alcuni link che secondo me sono molto utili e interessanti giù nell'info box, così avete un quadro anche più completo. Praticamente l'intimità si dice che non si può raggiungere per l'essere umano, per la maggioranza degli esseri umani, fino alla tarda adolescenza. Perché è caratterizzata da comportamenti empatici, di fiducia verso il prossimo e verso il partner, impegno, dedizione, ma soprattutto comunicazione. Poi io conosco coetanei che ancora non sono a quello stadio lì, perché magari è difficile per una persona che non è tendenzialmente aperta alla condivisione riuscire a raggiungere questi determinati step, ma diciamo che soprattutto la parte di comunicazione e di fiducia di un rapporto davvero di scambio è molto difficile prima della tarda adolescenza, difficilmente quando si è alle primissime esperienze. Infatti, queste relazioni che io chiamo insta love, dove c'è proprio una sorta di relazione che non ha fondamento, non ha basi, non ha una grande intimità emotiva, i personaggi che mettono in piedi questa relazione cercano più che altro una gratificazione immediata, un momento ricreativo che li distragga, che li faccia sentire bene, che gli dia sicurezza, che insomma determini per loro un certo status anche, perché non è, cioè, adesso vi faccio degli esempi banali, non è solo mettersi col giocatore di football che è figo, ma io ho mille problemi nella vita, ho una relazione all'interno di una, magari di un fantasy per ragazzi, dove tutto sta andando male, ma c'è la relazione che mi dà una sorta di sicurezza all'interno di questo mondo. Perché apparentemente questa persona, il partner, provvede ad un loro bisogno e gli dà una sorta di gratificazione immediata, proprio spendibile in poche pagine del libro. In tutto questo cosa manca? Dei sentimenti reciproci reali, cioè fondati su solide base, e manca soprattutto il supporto emotivo. Non che questo sembri essere un problema per tantissimi, però io sottolineo sempre alcune cose perché secondo me proprio le dinamiche di queste relazioni, non avendo intimità, faticano per me o a giustificare un'intimità di un certo tipo anche, non hanno per me i presupposti di esistere. Per l'economia del libro, della storia, delle pagine, della serie e anche un po' perché insomma si vuole dare un po' un contentino al lettore abbastanza facile e secondo me da tutti i commenti che sento ormai in giro, da tutto quello che leggo, ormai neanche più per accontentare il lettore, perché il lettore si è un po' già anche rotto le scatole, le coppie si trovano negli insta love a formarsi in maniera apparentemente immotivata e non solo si avvicinano senza avere una base concreta di presupposti che li avvicinano tra di loro, insomma, di solito è il caso, il grande fautore di queste relazioni, ma soprattutto si trovano anche a saltare velocemente da uno stadio della relazione all'altro, proprio bruciando molto velocemente tutte le tappe che avvicinano due persone. Ripeto, sicuramente è dovuto all'economia del libro, della storia stessa,
Però noi assistiamo in maniera molto irrealistica, velocissima e tempestiva a un passaggio, diciamo, dalla conoscenza primaria, dall'incontro, all'approccio, allo stabilire una relazione praticamente al matrimonio nel giro di due volumi. Ripeto, so che è per l'economia del libro e della storia, però cioè, si può stare insieme senza sposarsi dopo 9 mesi, dopo 3 mesi, normale, però non sembra contemplabile questo all'interno di queste storie. E tutto viene bruciato così in fretta che non è giustificabile, perché non è giustificabile l'intimità tra questi due personaggi, tanto da portare a effettivamente giustificare ovviamente l'arrivo a un matrimonio, per esempio. Allora, per l'economia del libro e della storia, perché mi rendo conto che tu ti trovi autore in 2, 3 volumi a dover rappresentare un'intera storia di un sacco di personaggi, magari, eccetera, eccetera. E io lo so che è per questo, ma questo non giustifica il fatto che le coppie si trovano a formarsi praticamente in maniera repentina e apparentemente immotivata, e non solo si avvicinano l'un l'altro in base a criteri non ben definiti, ma soprattutto si trovano a saltare da una fase all'altra della loro relazione in maniera molto veloce e ancora meno consistente, ancora meno basata su fondamenta solide. Però la cosa che ovviamente non può reggere in questi insta love è che questi passaggi sono sì repentini all'interno della storia, sono molto forzati, forzati nel senso di velocizzati e le tappe vengono bruciate una dopo l'altra, ma andare avanti e progredire nella loro relazione, la fase di conoscenza e la fase, diciamo, di approdo finale della storia non hanno anche un salto qualitativo, rimangono sempre più o meno sulla stessa asse se li confrontiamo. Se noi leggiamo lo scambio di battute tra i due all'inizio e lo scambio di battute tra i due alla fine, nonostante ci sia una condivisione magari di esperienze, perché se no sarebbe ancora meno giustificabile l'insta-love, sono davvero qualitativamente poveri, non c'è un vero e proprio scambio tra due personaggi che giustifichi la creazione di una relazione. E quindi già l'insta-love non mi piace, però trovo che proprio sia questo il problema, perché quando poi la vai a analizzare nello specifico, no? Ti rendi conto che il problema degli insta-love non sta solamente nel l'abbiamo voluto mettere per accontentare il lettore, che proprio le dinamiche che vengono costruite non hanno i presupposti di esistere. E in questo io parlo di modelli da proporre alle generazioni di adolescenti e comunque di ragazzi che si avvicinano a questo tipo di letteratura, perché raccontare loro che l'intimità tra due persone consiste nel parlarsi di cose molto superficiali in generale forse non è un modello perfetto. E questa gratificazione proprio molto immediata, molto autoconclusiva, non è nemmeno un qualcosa che giustifichi tutti questi salti veloci da una fase all'altra della relazione. Per avere una relazione stabile ci si impegna e bisogna lavorare tantissimo. Semplificare le relazioni a me non piace proprio per questo motivo qua. Però, insomma, questi sono i motivi per cui secondo me l'insta-love è un modello molto sbagliato da riproporre. Ma ora arriviamo alla mia categoria preferita di relazione, che è il secondo esempio che vi vado a fare, che riguarda due aspetti fondamentali. Il primo sono i rapporti gerarchici all'interno della coppia e l'altro è la questione del consenso. Questa è una categoria più complessa perché non solo si fa vedere in alcuni casi, in altri no, perché non sempre sono insta-love, anzi, nella maggioranza dei casi, e forse è ancora peggio in questi casi, non c'è un avvicinamento molto repentino e poi magari il progredire della relazione stessa. Ma in questi casi ci sono dei problemi di struttura all'interno della coppia più gravi, molto più gravi, perché all'interno di questo tipo di relazioni, che è un po' una categoria a sé, che invece è esplosa fino a qualche anno fa all'interno della letteratura per ragazzi, sostituendo in alcuni casi l'insta-love, è quella dove il rapporto gerarchico all'interno della coppia non è paritario. Anzi, c'è sempre una figura dominante
È una figura sottomessa, anche se in realtà apparentemente non sembra che questo avvenga continuamente, ma ci sono degli aspetti che secondo me vanno sempre molto sottolineati per farvi capire in quali tipi di relazioni questo meccanismo si va a innescare. Avete presente tutte quelle relazioni dove c'è un punto, cioè ci sono diversi momenti all'interno della storia dove la relazione viene vista come un rapporto di dominazione in qualche caso, anche non pesante, però dove c'è una forte connotazione di possessività, di aggressività e di controllo. Esempio, maschio molto territoriale che appena entra uno nella stanza, altro maschio, deve per forza marcare il territorio, come fanno i cani quando li porti fuori a fare la pipì. Questo è un esempio, però ci sono tante relazioni che dipendono da questa struttura. Fondamentalmente, il problema della possessività e di questo tipo di atteggiamenti aggressivi non nuoce solo a un elemento esterno nella relazione che crea disturbo, perché la possessività è un problema generico. Ovviamente ci sono livelli e livelli di possessività, cioè che magari è abbastanza geloso, però lascia spazio comunque al partner di non avere limitazioni nella vita. Il problema della possessività è che la possessività oggettivizza un'altra persona e rendere un oggetto un'altra persona non è una cosa carina in ogni caso, perché prima cosa toglie la possibilità di espressione, di manifestazione di sé al prossimo e soprattutto toglie il potere decisionale alla persona con cui si ha una relazione, perché io penso che alcune cose siano mie, non una persona sia mia, perché non è un oggetto una persona è un essere senziente che ha raziocinio, si spera, e che deve potersi esprimere, deve poter dire quello che pensa, deve poter agire secondo ciò che crede sia meglio. All'interno di una relazione, questo agire secondo ciò che pensi sia meglio corrisponde a uno scambio di pensieri, ecco, ma non togliere il potere decisionale al prossimo, perché questo è molto sbagliato. Anche perché spesso in questo tipo di relazioni dove c'è una connotazione fortemente possessiva da una parte o dall'altra, o a volte da entrambe le parti della coppia, si elimina anche tutto ciò che è il rapporto verso l'esterno e i rapporti esterni, ovvero pensate a tutte le relazioni che poi diventano molto autoconclusive, quindi non si esce più con gli amici, non si parla più con nessuno, perché in fondo la gratificazione è data solo all'interno della coppia, come se tutto ciò che esiste fuori l'abbiamo dimenticato, non ci interessa più, e questo fa malissimo. E spiegare in maniera molto romantica, perché viene molto romanticizzata questa cosa, ad un adolescente che eliminare tutti i rapporti sociali per stare all'interno di un nucleo dove c'è evidentemente un problema di oggettivizzazione è sbagliato. Non ci sono altri modi per dirlo, è sbagliato. E ora vi faccio anche qualche esempio all'interno di questa categoria e sono cose sottili a volte, in altri casi non assolutamente sottili, manifeste. Però partiamo dall'esempio che forse io faccio sempre perché è una serie popolarissima che hanno letto tutti, o se non li avete letti tutti, avete visto i film. E parlo di Edward e Bella di Twilight. Tra l'altro, a me questa relazione, al di là che sia poco sana e che presenti tantissimi problemi di diversa natura, mi ha sempre molto colpita perché Bella dice più volte di avere paura di Edward, ad esempio, e va tutto bene. No, non va tutto bene, non è normale questa cosa, perché c'è innanzitutto una componente gerarchica dove Edward domina Bella in tutto, perché Edward è più di lei per tanti aspetti, è più intelligente, è più colto, ha gusti più definiti, Bella non ha nulla, l'abbiamo già nominato diverse volte. Soprattutto nel video delle Mary Sue, Bella è un po' un essere da plasmare a proprio piacimento, e in questo che Edward la oggettivizza. Soprattutto poi ha dei comportamenti molto aggressivi nei suoi confronti, che non sono corretti assolutamente verso un partner, e soprattutto prende decisioni al posto suo. Oggettivando una persona, si toglie ad essa il potere decisionale di scegliere come fare certe cose. E Edward ha sempre costantemente questo atteggiamento.
Per me, infatti, è una relazione, una rappresentazione di una relazione totalmente fuorviante. Pure, non so se avete letto la serie di Hush Hush, che non so se è stata tradotta in italiano come Hush Hush, comunque vabbè. In questa relazione, praticamente, c'è dello stalking pesissimo. La ragazza dice no più volte, e dall'altra parte no non significa no, significa sì. Quindi dall'altra parte c'è una sorta di insistenza talmente forte che la violenza psicologica praticamente prende il sopravvento e il rapporto gerarchico ovviamente si sbilancia, perché c'è un personaggio maschile, maschio alfa, lo potremmo chiamare, che non accetta assolutamente l'opinione della ragazza in questione, impone una violenza psicologica che va oltre il consenso. E ci sono tanti esempi un po' più recenti e molto famosi, penso a Tamlin e Farah di A Court of Thorns and Roses, penso a Juliet e Warner di Shatter Me, e più recente che ho letto da poco c'è Cardan e Jude di Cruel Prince. In tutte queste storie la componente femminile, pur avendo dubbi sulla natura della relazione, magari è spaventata, magari non è proprio convinta di quello che sta facendo e sta vivendo un momento di confusione e magari ha dei dubbi proprio sulla natura stessa della relazione che sta vivendo, difficilmente dà voce alle proprie opinioni, difficilmente manifesta il proprio disagio a voce alta, e anche quando lo manifesta non è molto convinta nel farlo. E io penso, qual è il risultato di queste relazioni? Qual è l'insegnamento che viene dato verso l'esterno? Che manifestare i propri dubbi, i propri sentimenti e il proprio pensiero sia qualcosa da non fare. E che la violenza psicologica che subiscono le protagoniste all'interno di questi rapporti gerarchici è normale, è ok, in fondo lo fa per lei, lo fa per lui, se ci fosse una relazione al contrario. No, no, non si fa così. Insegnare che è meglio non dire nulla non è qualcosa di corretto, insomma. Allora, io oggi la finisco qua perché immagino che già verrà un video lunghissimo. Visto che non l'ho fatto all'inizio, ve lo dico ora. Se quello di cui ho parlato, le serie di cui ho parlato, sono tra le vostre preferite, non vi sentite offesi, non penso ci sia neanche bisogno di dirlo, ma io odio i disclaimer. Lo sapete che non vi dovete sentire offesi, perché io non voglio togliere a voi il piacere che avete leggendo una determinata cosa. Se è la vostra serie preferita, non vi sentite offesi, non è questo il mio intento. Però allo stesso modo penso sia giusto sottolineare diverse problematiche, proprio perché soprattutto nella letteratura per ragazzi penso sia doveroso cercare di aspirare a ottenere dei prodotti validi, dei prodotti che ne trasmettano dei valori e dei modelli positivi che sono da replicare magari nella vita reale o che diano degli insegnamenti veri e propri a chi li legge, mentre invece tutti i modelli di cui vi ho parlato prima chiaramente immaginatevi i riflessi verso l'esterno, cosa produrranno? Produrranno dei maschi alfa che domineranno le proprie ragazze, che non avranno possibilità di esprimersi e non sarà giusto che si esprimano, oppure difficilmente creeranno relazioni basate su cose sensate, oppure dove la comunicazione non è proprio protagonista. Sono tutte cose che secondo me è facile già replicare e ritrovare nella vita reale. Se noi magari dalla letteratura per ragazzi le sassiamo fuori, va anche bene così, perché invece modelli di relazione positiva esistono e quindi è giusto sostenerli ed è giusto proporli. Quindi io la finisco qua perché già sarà un video lunghissimo. Vi ringrazio come sempre per aver ascoltato il video e aver trascorso un po' di tempo insieme a me. Se non l'avete fatto ancora, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Direi che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!